Ci sei quasi arrivata. Ja, Miss Bisley. Sì, signor McConnell. Vuole un po' di poesia? Dante Alighieri, Pascoli, Leopardi. No, non oggi. Forse per domani, dopodomani o giù di lì. Ciao. Allora, Min dello Zoo, lo vuoi vedere subito o più tardi? Oh, beh. E questo che cos'è? Probabilmente è il cuoco che porta a casa i giardinieri. Abbiamo un jet? Oh, Mark! Possedere tutte queste cose è troppo per chiunque. Eppure non riesco a sentirmi colpevole. Oh, Mindy, vespuccia del mio cuore. Oh. Per la prima volta da quando ci conosciamo posso mantenerti e fondare una televisione privata. È tutto per amore. Ma sai, questa casa è veramente troppo grande per noi tre. Come farò a tenerla in ordine? Bene, allunga una mano e suona il campanello. Avrai tutto l'aiuto che vuoi. Gente! Mindy, ispezionali il tesoro. Un po' di pazienza, non ci sono abituata, mi imbarazzano. Sei la padrona, il meno che puoi fare è guardarli con l'altrigia. Prego. Bene, io vorrei che voi sapeste che io sono molto felice di vedervi e che sarò molto lieta di conoscervi tutti uno per uno personalmente. Mork, un buffone di corte. Vedi, è così difficile trovarne uno senza la gobba, Mindy. Ha delle ottime referenze, però prima lavorava con un certo Andropov. Ah. Bene, grazie a tutti. Ognuno di voi prenda una paglia e vada in palude. Mi amano, tesoro, veramente. Ah, lo credo.